oggi parliamo di poli dinamici. Introduciamo cioè una nuova categoria di bipoli che vedrete cambierà sostanzialmente le proprietà del modello matematico che ci troveremo ad affrontare, quindi cambieranno anche le tecniche di soluzione, insomma dovremo aprire un nuovo capitolo. Allora, noi tratteremo sostanzialmente due tipi di bipoli dinamici che porteremo avanti nella trattazione grosso modo in parallelo, perché possono essere trattati per dualità sostanzialmente, quindi quello che diremo sull'uno varrà sull'altro. Il primo di essi si chiama bipolo induttore, il cui simbolo è questo che ora vi faccio vedere. Caratterizzato da un numero reale positivo L, detto induttanza del conduttore, tale che il legame tensione corrente, cioè la caratteristica di questo dipolo, avendo fatto la convenzione dell'utilizzatore come ho fatto in figura, è descritta da questa relazione. La tensione, dico L, è pari a questa quantità L, l'induttanza del dipolo in questione, per la derivata temporale della corrente in esso circolante. L'unità di misura dell'induttanza, la vediamo qui, sarebbero, bastava l'analisi dimensionale di queste relazioni, sarebbero volt per secondo diviso ampere. Trovate? Volt per secondo diviso ampere, ovvero volt su ampere sono gli ohm, come sappiamo, ohm per secondo. Questa unità di misura prende il nome di Henry, il cui simbolo è l'H. Va bene. L'altro bipolo dinamico che considereremo, lo faccio qui a fianco, lo leggo da subito, ed è individuato da questo simbolo, si chiama bipolo condensatore, ed è individuato da una quantità reale positiva C, detta capacità del condensatore, tale per cui la caratteristica del condensatore, avendo fatto la convenzione dell'utilizzatore, è questa: la corrente che fluisce nel condensatore è pari e proporzionale tramite il coefficiente C alla derivata temporale della tensione ai suoi morsetti. L'analisi dimensionale di questa relazione ci fornisce l'unità di misura della capacità C del condensatore, che ha come unità di misura ampere per secondi diviso volt, ovvero secondi su ohm. Questa unità di misura prende il nome di farad, il cui simbolo è la F. Allora, questi bipoli non sono bipoli statici, nel senso che abbiamo definito qualche lezione fa, perché la caratteristica, vedete, non coinvolge non è espressa, scusate, da un legame algebrico tra tensione e corrente, ma è piuttosto un legame differenziale, cioè di mezzo una derivata temporale. Questa cosa cambia in maniera sostanziale la natura del problema, come vi accennavo. Quindi per questo li chiamiamo bipoli dinamici. Allora, vediamo alcune proprietà di questi bipoli. Allora, io mi focalizzo sull'induttore, però quello che possiamo dire sull'induttore, come già vi ho accennato, può essere ripetuto sul condensatore, sostanzialmente scambiando il ruolo di tensione e di corrente.
e di induttanza e di capacità. Quindi si può ragionare per dualità molto semplice. Allora, prima cosa, questi bipoli dinamici, induttore e condensatore, sono lineari. Che vuol dire? Vuol dire che se io ho una certa corrente, un certo valore di corrente, IL1, e ho quindi il corrispondente valore di tensione dato da questa espressione, e assegno un altro valore IL2 di corrente e chiamo VL2 il corrispondente valore di tensione tramite il legame con le caratteristiche, ebbene chiaramente alla quantità alfa IL1 beta IL2 è facile vedere, mettendo qui dentro le caratteristiche, sfruttando la modalità della derivata, che a questa combinazione corrisponde la stessa combinazione. Questa combinazione delle correnti corrisponde alla stessa combinazione delle tensioni. No, basta mettere dentro il legame differenziale e si vede subito. Chiaro? Quindi in questo senso sono bipoli lineari. Bene. Se noi cerchiamo di invertire il legame che c'è tra tensione e corrente, quindi, qui noi abbiamo espresso la tensione in funzione della corrente. Immaginate di volere la corrente in funzione della tensione. Allora, voi sapete che se c'è il legame di derivata tra tensione e corrente, la corrente sarà espressa in termini di un'integrale della tensione. In particolare, cosa scriveremo? Fatemi scrivere così, Adesso preciserò via via. Allora, l'ho scritto ancora così, fra un minuto preciserò. Allora scrivo I con L di T uguale 1 su L per l'integrale di B con L, ok? Ho chiamato tau la variabile integrazione, voi sapete la variabile integrazione è muta, la posso chiamare come pare a meno, diciamo non cambia la sostanza. Voglio riflettere sugli estremi di integrazione a questo punto. Allora, se io metto questi estremi di integrazione, diamo meno infinito t, chiaramente varrà questa relazione qui, ma diciamo banalmente dalle proprietà degli integrali definite sappiamo che viene fuori questa cosa, no? Non c'è da meravigliarsi, penso che sia chiaro per tutti. Allora, t è l'istante corrente in cui io voglio il valore della corrente. Che cos'è meno infinito? Allora, meno infinito, beh, dal punto di vista matematico è chiaro che cos'è. Dal punto di vista nostro, diciamo più elettrotecnico, noi per meno infinito intenderemo, diciamo così, l'istante di costruzione dell'oggetto, del bipolo in questione. Questo bipolo, come vedremo fra qualche lezione, viene costruito in un particolare modo, viene fatto avvolgendo numerose spire attorno al nucleo ferromagnetico, sono tutte cose che vedremo a tempo debito. Comunque si può chiaramente costruire un bipolo che abbia queste caratteristiche. Ebbene, per me meno infinito sarà l'istante in cui viene costruito questo bipolo, quindi viene materialmente avvolto il filo per fare questo oggetto. Se io assumo questo come meno infinito, allora I con L di meno infinito sarà pari a zero. Cioè io suppongo che meno infinito, l'istante in cui io avvolgo il filo, sia l'istante in cui la corrente che fluisce nell'oggetto è zero, perché semplicemente non esisteva prima, quindi lo sto costruendo e in quel momento comincia a funzionare. Quindi questo io lo eliminerò con questa precisazione, e quindi avrò questo legame fra la corrente e la tensione, avendo invertito la relazione che c'è. Questa considerazione mi permette di apprezzare subito una fondamentale differenza tra questi tipi di bipoli e quelli statici visti fino ad ora. Nel bipolo, se pensate al resistore, un bipolo statico come il resistore, c'è un legame ben preciso tra il valore istantaneo di tensione e di corrente. Se io, cioè, so che la tensione vale 5 volt e so che la resistenza vale 1 ohm, so immediatamente quanto vale la corrente in quell'istante. Basta fare
la divisione, V diviso R. Nei dipoli statici c'è un legame tra i valori istantanei, cioè istante per istante, di tensione e di corrente. Questa cosa qui viene persa completamente, vedete? Il valore di corrente a un certo istante nell'induttore dipende non solo dal valore di tensione a quell'istante nell'induttore, ma addirittura da tutta la storia della tensione sull'induttore. Vedete, sta scritto lì, cioè per sapere la corrente in un certo istante ho bisogno di sapere la tensione da quando è stato costruito il bipolo fino a lui. Quindi non c'è più legame fra i valori istantanei di tensione e di corrente. Cioè, dato il valore istantaneo di tensione, non potrò mai sapere quanto vale il valore di corrente a quell'istante, perché devo sapere la storia pregressa. Allora, questa cosa si esprime dicendo che i bipoli dinamici hanno memoria. Significa esattamente quello che vi ho detto prima. Cioè, dobbiamo sapere la storia delle quantità per poter, diciamo, sapere quanto vale, in questo caso, la corrente a quell'istante. La seconda cosa che va notata è che non ha senso più riportare sul piano tensione corrente la caratteristica. Per un resistore fare la curva caratteristica nel piano tensione corrente ha senso, perché io lì ho effettivamente un legame tra i valori istante per istante di tensione di corrente. Quindi la curva del piano mi dice qual è il luogo dei punti ammissibili sostanzialmente. Ad ogni valore di corrente corrisponde un unico valore di tensione nel caso di resistore e viceversa nel caso del resistore minore. Qui invece no, questa cosa si perde completamente, non ha alcun senso mettere su un piano tensione e corrente, perché non c'è più il legame fra i due valori di tensione e di corrente a un certo istante, quindi la caratteristica non può essere rappresentata su un piano tensione e corrente come una curva. Ok. Altra osservazione che vale la pena di fare riguarda la memoria di questo dipolo. Abbiamo detto, teoricamente, per sapere la corrente in un certo istante devo sapere tutta la storia della tensione, ma in realtà, diciamo, posso in qualche modo farne a meno di sapere tutta la storia, perché basta osservare che applicando questo stesso ragionamento non da meno infinito a t, ma da un certo istante t con zero precedente t stesso, io scriverò questo, no? La stessa cosa, diciamo, per un istante t con 0 precedente t, ma non meno infinito. Ok? Che cosa posso dire al confronto di queste due espressioni? Posso dire che per sapere il valore della corrente all'istante t mi basta sapere la storia della tensione fra t con 0 e t, purché io sappia il valore della corrente a t con 0. Cioè, in qualche modo, è come se il valore della corrente in t con 0 riassumesse in sé tutta la storia precedente. È l'unica cosa che mi serve per poi andare avanti da t con 0 in poi. Quindi, i conelli t con 0 riassume in sé tutto ciò che è avvenuto da meno infinito a t con 0. Per dire questa cosa, asserisce che la grandezza I con L, cioè la corrente dell'induttore, è una variabile di stato, cioè riassume in sé le informazioni necessarie per proseguire la conoscenza del sistema per istanti successivi. Questo è un concetto che approfondirete molto nel corso di controlli che farete al prossimo semestre. Quindi qui vedete un primo, diciamo, flash su questo, ma noi non ci preoccuperemo di questi aspetti, che invece saranno trattati ampiamente nel corso di controlli. Bene. Ok. Altra cosa che vale la pena di sottolineare su questi due bipoli di condensatore: cosa accade se io metto in serie tutto quello che ho detto adesso? Faccio un flash, vale anche per il condensatore. Chiaramente in quel caso sarà la tensione a essere variabile di stato, cioè per essa vale tutto quello che ho detto. Bisogna scambiare il ruolo di tensione e di corrente. Okay.
quindi anche il condensatore è un bipolo con memoria, nello stesso senso precedente, e V con C, la tensione sul condensatore, è la variabile di stato che riassume in sé la storia premessa. Duale, allora dicevo, cosa accade se io metto in serie questi dipoli? Allora immaginate di avere un induttore di induttanza L1 in serie con un induttore di induttanza L2. Questo è BL1, questo è BL2. Mettiamo V con L, la tensione complessiva ai capi della serie. Ok, la corrente che fluisce in questi due induttori chiaramente è la stessa che ho messo in serie, chiamo I con L questo valore comune di corrente che fluisce in entrambi gli induttori, I in serie, stessa corrente, come pensate. Allora che cosa scriverò? Come sappiamo, quando ho il bipolo in serie devo sommare le tensioni, ovvero VL1 più VL2. L1 è pari a L1 dei L in DT, L2 è pari a VL2 è pari a L2 dei L in DT. La corrente, ripeto, è la stessa, l'ho chiamata di corrente. Ho sostituito a ciascun dipolo il legame caratteristico. A questo punto, banalmente, metto in evidenza questo. Ok? E scopro che la serie di due induttori si comporta come un unico induttore di induttanza pari alla somma delle induttanze. Vedete? Il legame caratteristico di con L, I con L, è lo stesso di un induttore, purché l'induttanza di questo induttore sia pari alla somma di quelle di partenza. Quindi la serie di due induttori è equivalente a un unico induttore di induttanza pari alla somma. Ok? Che cosa succede se faccio lo stesso ragionamento sui condensatori? Allora, facciamolo. C con 2, BC1, BC2, questo è il C. Mettiamo V con C, la tensione complessiva. Allora, stesso ragionamento di prima. Ok. Allora, le tensioni si sommano, ok? Però adesso ho la difficoltà che il legame caratteristico del condensatore non mi consente, vedete, di esprimere la tensione in funzione della corrente in maniera semplice, dovrei fare l'integrale. Me la cavo derivando questa relazione del tempo e scrivo quindi dvc in dt uguale dvc1 in dt più dvc2 in dt. A questo punto, al posto di dvc1, ci metto legame caratteristico, quindi sarà 1 su C1 IC, IC, la corrente è la stessa, quindi chiamo IC, più 1 su C2 per IC. Ok? Ovvero C1, C2 denominatore, C1 più C2 numeratore per I con C. Ok? Ovvero ancora, invertendo queste relazioni, questo, trovate, ho invertito queste relazioni. Quindi scopro che se io metto in serie due condensatori, ai morsetti complessivi della serie, il legame tensione corrente è ancora quello di un condensatore, in cui però la capacità è data da questa combinazione delle capacità di partenza. È la stessa formula, se ci pensate, del parallelo. Prodotto diviso somma. Quindi la serie di due condensatori è equivalente a un unico condensatore con capacità pari a questa combinazione. Se io facessi il parallelo di condensatori e induttori,
troverei risultati esattamente duali, ve lo lascio per esercizio. In particolare, se faccio il parallelo di due induttori, scoprirò che essi si comportano come un unico induttore di induttanza pari a L1 per L2 diviso L1. Se invece faccio il parallelo di condensatori, scoprirò che si comporta come un condensatore di capacità pari alla somma delle capacità. È giusto il duale, non so se è stato. Altra osservazione che vale la pena di fare riguarda cosa accade a questi dipoli nel caso in cui le grandezze circuitali siano costanti nel tempo. Vedremo, questa è una situazione che alle volte ci troviamo ad affrontare. Lo vediamo subito perché è molto semplice. Allora, pensiamo all'induttore. La sua caratteristica è questa. Il condensatore lo scrivo, facciamo un attimo. Che cosa succede di queste caratteristiche se supponiamo che le grandezze circuitali non varino nel tempo, quindi una situazione tutto costante nel tempo? Beh, se le grandezze circuitali sono costanti nel tempo, le loro derivate temporali sono zero evidentemente, il che vuol dire che nell'induttore avrò questa relazione e nel condensatore avrò questa relazione. Che cosa cioè vuol dire? Vuol dire che quando ho a che fare con grandezze costanti nel tempo, l'induttore si comporta come un cortocircuito, P1L vale a 0, il condensatore si comporta come un circuito aperto, P1C vale a 0. Quindi capite che questi bipoli hanno ragione d'esistere, ragione d'essere, soltanto in una situazione in cui le grandezze non sono costanti nel tempo, altrimenti si banalizzano in questi dipoli che già non conosciamo. Ok? Quindi il loro diciamo, mondo naturale è quello delle grandezze variabili nel tempo. E infatti su questo poi batteremo. Va bene. Allora, parliamo adesso delle problematiche legate all'energia e alla potenza, infatti in generale legate alla passività di questi dipoli. Allora, magari facciamo così, cancello queste lavagne e le lavoro qui, così queste le lascio. Oh, posso cancellare qui? Allora, calcoliamo la potenza e l'energia assorbita da uno di questi oggetti, per esempio l'induttore. Allora, potenza assorbita dall'induttore, metto la L per dire potenza che riguarda l'induttore, potenza assorbita dall'induttore. Allora, per definizione, avendo fatto la convenzione dell'utilizzatore, vedete, scrivo V con L, dei L, V con L per I con L, prodotto tensione corrente, no? Convenzione. A questo punto sostituisco la caratteristica, al posto di B con L ci metto L dei L induttivi. Per I con L. Ok? A questo punto che cosa osservo? I con L per dei L induttivi, parte il fattore L che sta fuori, è pari a un mezzo dei dt di I con L al quadrato. No, banalmente se faccio la derivata del quadrato devo fare 2 I con L dei L in dt, 2 semplifico con un mezzo e ritrovo questo. No. Chiaro, no? Questo è un passaggio penso semplice. Chiaro per tutti questo passaggio? Siamo tutti a posto, benissimo. Beh, altrettanto banale, sempre sfruttando la linearità e l'operatore derivata,
potenza assorbita è pari a questa espressione. D'accordo? Bene, osserviamo subito che questa quantità, potenza assorbita, non ha un segno definito. Perché la quantità in parentesi, vedete, è una quantità certamente positiva. C'è un mezzo, c'è L che è quantità positiva e I con L al quadrato. Però la potenza è la derivata di questo oggetto. E quindi la sua derivata può essere positiva o negativa a seconda che essa vada a crescere o diminuire. Quindi la potenza non ha un segno definito, la potenza assorbita dall'induttore. Tuttavia, vi anticipo che noi continueremo a definire questo bipolo induttore come bipolo passivo. Dovremo infatti, ci arriviamo tra qualche minuto, estendere la definizione di passività per questi tipi di bipoli dinamici. In particolare ci dobbiamo riferire alla energia. Vi ricordate, l'energia assorbita sempre all'induttore, no? Quindi ci metto il pedice L, è un concetto che si riferisce a intervalli di tempo. Vi ricordate, questo lo introducevamo nelle primissime lezioni del nostro corso, ed è definita come l'integrale fra t con 1 e t con 2, quindi energia assorbita dall'induttore nell'intervallo t con 1 e t con 2 è l'integrale fra t con 1 e t con 2 della potenza assorbita in dt. Ok? Sostituisco il risultato visto precedentemente, quindi ci metto questa derivata. Integrale della derivata, semplicemente ho il valore di questa funzione in t con 2 meno il valore di questa funzione in t con 1, no? Come risultato. Quindi abbiamo un mezzo L I con L quadro in T2 meno un mezzo L I con L quadro in T1. Ok. Troviamo qui un risultato che non ci sorprende visto quello che abbiamo detto un minuto fa, ovvero che dato un intervallo generico T1 T2 l'induttore può sia assorbire che erogare potenza in questo intervallo, energia in questo intervallo. L'energia assorbita in T1 T2 può essere positiva o negativa a seconda se questo prevale su questo o viceversa. Queste sono due quantità entrambe prese singolarmente positive, però quando ne vado a fare la differenza può venire chiaramente positivo o negativo a seconda di quale pezzo prevale, quale termine prevale. Quindi l'induttore su intervalli di tempo generici T1 T2 può assorbire energia positiva o assorbire energia negativa, ovvero erogare energia in quell'intervallo. Ma allora perché diavolo lo consideriamo passivo? La definizione di passività che noi applichiamo ai bipoli dinamici è la seguente. Un bipolo dinamico si dice passivo se vale questa relazione. Quindi quando ho a che fare con i bipoli dinamici, per studiare la passività non guardo più la potenza, ma guardo l'energia. E in pratica, per definire passivo un bipolo dinamico, io chiedo che l'energia assorbita da questo bipolo fra meno infinito, cioè da quando è stato costruito fino all'istante corrente, è maggiore o uguale a zero qualunque sia l'istante. Che cosa cioè sto chiedendo perché sia passivo un bipolo dinamico? Sto dicendo questo: non mi importa se in un certo intervallo questo può anche erogare energia. Quello che mi importa è che nel corso di tutta la sua vita complessivamente abbia complessivamente assorbito energia. Quindi, come corollario, se volete, fra un minuto lo chiariremo ancora meglio, se questo riesce a erogare energia, lo fa perché l'ha immagazzinata in precedenza e non può erogarne di più di quanto ne abbia immagazzinato in precedenza, in modo tale che complessivamente il bilancio sia tale da mantenere rispettato quel vincolo. Chiaro? Quindi se io fra T1 e T2
erogo energia, io bipolo dinamico, passivo, lo posso fare solo se da meno infinito a T1 è servita un'energia almeno pari a quella che poi ho erogato successivamente. Quindi questa è la definizione di passività per bipoli dinamici, che è chiaramente rispettata dall'induttore. Perché l'energia assorbita dall'induttore fra meno infinito e T, sostituendo, viene fuori un mezzo L I con L quadro di T meno un mezzo L I con L quadro meno infinito. Avendo detto che a meno infinito la corrente si ritiene 0 nell'induttore, questo è pari a un mezzo L I con L quadro di T, che è certamente maggiore o uguale di 0. Ok? Quindi il bipolo dinamico induttore è passivo, nel senso che abbiamo specificato. Può erogare energia, ma mai più di quanta ne abbia immagazzinata in precedenza. Quindi è un serbatoio di energia, se volete, in grado di immagazzinarla e restituirla a tempo debito, ma non può generarla di suo. Questo è il concetto di passività per il bipolo dinamico. Se io ripetessi gli stessi ragionamenti per il condensatore, troverei esattamente gli stessi risultati con questa espressione dell'energia assorbita in un intervallo generico, che poi posso chiaramente particolarizzare all'infinito, eccetera. Questo. Come vedete, diciamo, si tratta appunto di fare i giusti ragionamenti di dualità. Provate a farlo per esercizio, sono veramente conti molto, molto semplici. Ok, allora cancello qui. Quindi i bipoli dinamici induttori condensatori sono passivi, nel senso che abbiamo ampiamente commentato. Bene, introduciamo adesso un concetto sempre legato all'energia, che è sottilmente diverso, ma in maniera fondamentale diverso, da quello che abbiamo ora considerato. Introduciamo il concetto di energia posseduta dall'induttore a un certo istante di tempo. Lo scrivo proprio qui. Energia posseduta da L all'istante T. Quindi prima si parlava di energia assorbita in un intervallo T1, T2, e quello è il concetto che abbiamo definito diciamo all'inizio, e si può introdurre per qualsiasi dipolo che ne consiglia, anche per un generatore, un resistore, si può sempre parlare di energia assorbita in un intervallo, perché è un concetto definito in maniera inequivoca. Quello che io adesso sto definendo è il concetto invece di energia posseduta dal dipolo in questione all'istante considerato. Capite che c'è una differenza sostanziale tra energia assorbita in un intervallo e energia posseduta a un certo istante. Come definiamo questo concetto? Definiamo questo concetto, questa energia posseduta, come la massima energia erogabile dal bipolo in questione in intervalli di tempo successivi a T. Lo ripeto. Allora, definisco energia posseduta dal bipolo induttore all'istante T la massima energia erogabile dal bipolo in questione in intervalli di tempo successivi a T. Che cosa cioè sto dicendo? Cerco di farvi capire il succo. Il succo è questo. Abbiamo detto che il bipolo in questione può erogare energia, ma mai più di quanta ne abbia immagazzinato in precedenza. Allora io chiamo energia posseduta dal bipolo il massimo che ci posso dire al fine. Cioè io dico a un certo istante che energia ci sta dentro al bipolo. Tutta quella che io ci riesco a tirare fuori al massimo. Proprio perché so che è passivo, quindi è un serbatoio, ma non è genere. Allora dico, a quell'istante c'è tanta energia quanto al massimo ci posso dire. Questo è il mio. Allora vediamo. Mi state seguendo tutti quanti?
Allora. Allora, io che devo fare quindi? Applico la definizione. Prendo l'energia erogata dal dipolo in questione in un intervallo di tempo successivo a T, quindi chiamo T cappello un istante dopo, quindi T cappello, e poi dovrò cercare il massimo di questa quantità. Questo devo fare, questa è la definizione che vi ho dato prima e che sto qui. Allora, facciamo questo calcolo e vediamo cosa viene. Allora, energia erogata, sempre dal dipolo L, ci stiamo focalizzando sull'induttore, poi il resto sul condensatore va in dualità. Allora, l'energia erogata è uguale all'opposto dell'energia assorbita. Ricordate, c'è il segno meno di mezzo, quindi qua ci metto meno energia assorbita dal dipolo L tra T e T cappello. Ok? Uguale meno, ci metto la parentesi. Come energia assorbita uso la formula che ho messo prima. Lì ci sono T1 e T2 generici, qua ho T di cappello, quindi scriverò un mezzo L I con L quadro T cappello meno un mezzo L I con L quadro T. Ho applicato la formula generale di prima con T1 pari a T e T2 pari a T cappello. Segno meno, quindi cambio i segni, un mezzo L I con L quadro di T meno un mezzo L I con L quadro di T cappello. Allora, quanto vale il massimo di questa quantità? Allora, è facile a vedersi, perché questa quantità che io voglio massimizzare è data dalla differenza di due pezzi, entrambi positivi. Questo meno questo. Allora, quando è che è massimo? Quando quello che io levo è il minimo possibile, ovvero 0. Questa è una quantità maggiore o uguale di 0. Quindi il massimo dell'energia erogabile si ha quando questa quantità è 0 ed è proprio pari a questa. Quindi V con L, ossia il massimo di questa energia erogata, erogabile, T di cappello, V con L di T è esattamente pari a un mezzo L I con L quadro di T. Ok? Quindi per sapere quanta energia possiede un induttore a un certo istante basta sapere il valore della sua corrente, sostanzialmente, per l'induttanza. Faccio quella semplice formula e ho l'energia posseduta dall'induttore a quell'istante, che sarebbe, lo ripeto per la centesima volta, il massimo dell'energia che io posso tirar fuori da questo bipolo, per intervalli di tempo successivi. Un'osservazione che mi tornerà utile fra poco è che definito questo concetto di energia posseduta, la potenza assorbita dal dipolo risulta pari proprio alla derivata dell'energia posseduta. Questa quantità è in parentesi esattamente, vedete, quella quantità. Quindi la potenza assorbita dall'induttore è pari alla derivata dell'energia posseduta da esso. Derivata del dipolo. Ok? Se io ripetessi lo stesso ragionamento sul condensatore, anche per esso potrei definire un'energia posseduta allo stesso identico modo. Facendo i calcoli molto simili, per dualità, troverete quando farete questi semplici calcoli, questa espressione qua. Questa vale per l'induttore e questa vale per il condensatore. L'energia posseduta dal condensatore a un certo istante è pari a un mezzo C per il quadrato della tensione su di esso. Bene.
Allora, osserviamo quindi che la quantità corrente dell'induttore e tensione sul condensatore, diciamo così, sono speciali. Prendiamo l'induttore, per esempio, per fissare le lenti. La corrente dell'induttore ha un ruolo, come dicevo, speciale rispetto alla tensione dell'induttore. In particolare, abbiamo scoperto che la corrente dell'induttore è una variabile di stato, cioè che assume in sé la storia, ed è legata all'energia. In funzione di essa si esprime l'energia posseduta dal dipolo. Quindi, nell'induttore la corrente riveste un ruolo particolare perché ha queste proprietà. Ugualmente nel condensatore la tensione ad avere questo ruolo speciale, ad essere variabile di stato e ad essere legata all'energia. Una terza proprietà che viene a essere soddisfatta da queste grandezze, corrente dell'induttore, tensione sul condensatore, è quella di essere funzioni continue nel tempo. Allora, cerco di spiegarlo. Mario, faccio tutta la lavagna, provo a farlo. Allora, proviamo qui, dai. Allora, quello che adesso vi accingo a dimostrare, se volete, è un teorema. Sulle ipotesi ci tornerò fra un minuto. Diciamo, abbiamo a che fare con l'induttore, per questa idea. Poi dovremo fare un'altra un'altra ipotesi che va segnalata, che però sarà chiara alla fine con il ragionamento. Quindi ci torneremo. La tesi che voglio dimostrare è che la corrente I con L nell'induttore è una funzione continua del tempo. Ok? Questo è quello che voglio dimostrare. Allora, come lo dimostro? Lo dimostro per assurdo. Ovvero, suppongo di considerare per assurdo che la corrente di induttore sia una funzione discontinua. Se la corrente dell'induttore è una funzione discontinua del tempo, anche l'energia posseduta dall'induttore sarà una funzione discontinua del tempo. Vedete, c'è un legame di questo tipo. Quindi se I con L è una funzione discontinua, con una discontinuità di prima specie, per esempio, quindi, vabbè, lo faccio qui. Se avessi un andamento di questo tipo, giusto per capirci, per I con L, no? Con una discontinuità di questo tipo, poiché I con L, poiché l'energia posseduta è data da questa espressione, anche l'energia posseduta avrebbe una discontinuità dello stesso tipo, no? Il legame è quello imparato. Beh, quindi l'ipotesi di assurdo è che la corrente sia discontinua e quindi l'energia posseduta sia discontinua. Allora io rappresento questa situazione di energia posseduta discontinua con questo ragionamento al limite. Allora suppongo funzione del tempo, ok, di avere quasi, scusate, lo faccio sull'altra lavagna perché altrimenti mi risulta disagevole fare così. Cancello qui. Così lo vedete anche meglio. Allora, qui ci metto il tempo, qui ci metto l'energia posseduta dall'induttore in funzione del tempo. Voglio rappresentare una situazione di discontinuità. Come faccio? Lo faccio in questo modo. Allora, immagino che fino a t uguale 0, immagino che t uguale 0 sia l'istante in cui avviene questa discontinuità, per fissare. Allora, immagino, per semplicità, che fino a t uguale 0 l'energia sia costante. È un'ipotesi che faccio, diciamo, giusto per ridurre all'osso il problema. Ok. Dopodiché, se questo è 0, questo lo chiamo delta t, suppongo che, quindi questo lo chiamo V con L1, questo livello di energia posseduta prima di 0. Poi suppongo che dopo delta t
l'energia posseduta. Dall'induttore si chiama V con L2, un livello diverso. E in mezzo, fra 0 e delta T, immagino che l'andamento sia lineare. Per semplificarvi la vita, per fare i calcoli semplici. Ok? Chiaramente, quando faccio il limite per delta T che tende a 0, troverò al limite una funzione discontinua, che è la situazione che io voglio analizzare e dimostrare che porta l'1 a delle consistenze. D'accordo? Perché da 1 a delle consistenze. Va bene. Quindi farò poi tendere delta T a 0. Allora, cosa succede della potenza assorbita dal bipolo induttore? La traccio qui sotto. Qui ci metto la potenza assorbita. Ok. Allora, che cosa accade? La potenza assorbita, sta scritto là, è la derivata dell'energia. No, l'abbiamo notato prima. Quindi dobbiamo derivare questa traccia per capire cosa fa la potenza. Allora, avendo ipotizzato che questa è costante, la sua derivata è 0. Quindi la potenza assorbita, da qui a qui, è 0. Bene. Dopo delta T, l'energia posseduta è costante, quindi la potenza assorbita nuovamente è 0. Ok. Cosa succede fra 0 e delta T? L'energia posseduta cresce, abbiamo supposto, linearmente per facilitarci i calcoli, perché in questo modo la potenza assorbita risulterà costante, non si aggiunge, è facile, costante, è costante. Il valore di questa costante quant'è? È la pendenza di quella curva, quella retta, chiaramente. Ossia, questo. Li trovate? Chiaro? La pendenza è quella lì. Salto di energia diviso il tempo in questa qui. Per inciso, vi faccio osservare che quest'area che ora sto tratteggiando, quest'area qui, è pari proprio a... Che ci vuoi fare? Forza. A quanto è pari quella? L'area del rettangolo, lo sapete qual è? Base per altezza, no? Facciamo base per altezza. La base quant'è? Delta T. L'altezza quant'è? VL2 meno VL1 diviso delta T. Quanto fa base per altezza? Fa, lo scrivo qua a fianco, sono pasticcio troppo, VL2 meno VL1. Cioè l'area di quella curva, di sottesa da quella curva, è proprio l'energia, il salto di energia tra i due livelli di un volto. La differenza dell'energia. Allora, io devo fare delta T che tende a zero, abbiamo capito, no? Per recuperare la situazione di instabilità, di scontinuità. Allora, che cosa significa? Significa che farò diminuire delta T. Immaginiamo di dimezzarlo. Che cosa succede? Se io mi metto qua a delta T mezzo, ok? Qua, a metà. Allora, la curva diventerà questa, no? Quella dell'energia. E la potenza che fa? Allora, chiaramente sarà zero la potenza fino a zero e dopo delta T mezzi. E in mezzo che cosa farà? Poiché ho delta T sotto, se io dimezzo delta T raddoppio l'altezza, cioè avrò una cosa del genere. L'area rimarrà sempre la stessa. Quando faccio base per altezza, io dimezzo la base e raddoppio l'altezza, l'area rimane la stessa. Quindi quest'area qui, che sto ora tratteggiando, è sempre pari alla quantità. Questa possiamo chiamarla delta W, diciamo il salto di energia, ok? L'area è sempre la stessa. Se io diminuisco ancora delta T, che cosa avviene? Questo fenomeno si ripresenta, ovvero questa tende a diventare una funzione discontinua d'energia,
e la potenza tende a diventare una funzione che è zero dappertutto, diciamo così, tranne che all'istante zero, dove vale infinito. E l'area di potenza risulta pari sempre a questa costante qui. Allora, una funzione di questo tipo si chiama impulso, impulso di Dirac, ovviamente. In realtà non è una funzione generalizzata che ha senso nell'ambito della teoria delle distribuzioni che si studia in analisi funzionale, ma non sono cose che voi avete studiato nei corsi di matematica. Quindi diciamo, lasciamo perdere la formalizzazione matematica precisa. Interpretiamo in termini intuitivi questo impulso di Dirac come una strana funzione, che appunto funziona dal punto di vista strettamente matematico, si chiama delta di t, tale che delta di t è uguale a 0 per ogni t diverso da 0, perché quando io stringo qui in tutti i punti, tranne che nell'origine, la derivata tende a essere 0, no? Diciamo che delta t tende all'infinito quando t uguale a 0, questo matematicamente è un po' questionabile, lo metto fra parentesi perché è giusto per capirci noi, diciamo così. E l'integrale di questa delta, beh, la funzione si fa con l'integrale normalizzato a 1, questa diciamo ha un'integrale delta l, delta vl, ma insomma il concetto è quello. L'integrale si può estendere, allora l'integrale dà sempre 1 per qualsiasi intervallo a cavallo dello 0. Comunque io metto a cavallo dello 0, l'integrale fa sempre 1, in questo caso delta vl, ok? Quindi qua io posso scrivere integrale tra meno epsilon e più epsilon, per dire qualunque sia l'intervallo a cavallo dello 0, anche piccolissimo, ho sempre un integrale pari a 1. Ripeto, quando si definisce l'impulso di Dirac si normalizza questo integrale a 1, nel nostro caso non era 1, era quello che era, insomma un fattore moltiplicativo, il concetto è più, d'accordo? Quindi, che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che se io ammetto che la funzione... Allora, partiamo dall'inizio. Anzi, no, vabbè. Se io ammetto che l'energia W con L posseduta dall'induttore sia una funzione discontinua, la conseguenza è che la potenza assorbita dall'induttore è una funzione impulsiva, cioè di questo tipo qua. Ok? Se la funzione potenza, se la potenza assorbita dall'induttore è una funzione impulsiva, dalla conservazione delle potenze io so che la potenza assorbita dall'induttore è pari alla potenza erogata dal resto della rete. Ok? Questa è una conservazione delle potenze che lo garantisce. Quindi se l'induttore assorbe una potenza impulsiva, ci deve essere qualcuno, un generatore, che gli eroga questa potenza impulsiva per far sì che il bilancio torni, no, il bilancio di conservazione delle potenze. Bene, quindi se io ammetto che non esistono nella mia rete generatori in grado di erogare una potenza impulsiva, allora di conseguenza devo ammettere che la energia non è discontinua. Capito? Non è il ragionamento per assumere. Quindi, ripeto tutto quello. Io ho terminato la dimostrazione, la sto solo ripetendo a maggior chiarimento. Allora, se io avessi la corrente dell'induttore discontinua, avrei l'energia posseduta dall'induttore discontinua e quindi avrei la potenza assorbita dall'induttore impulsiva e quindi dovrei avere una potenza erogata da qualche generatore impulsiva. Rifacendo il ragionamento al contrario, se io dico che non ci sono generatori in grado di erogare una potenza impulsiva, la potenza assorbita dall'induttore non può essere impulsiva, l'energia non può essere discontinua e quindi la corrente dell'induttore non può essere discontinua. Chiaro come funziona la catena di ragionamento? Analogo discorso posso ripetere, lo lascio con piacere per esercizio, sulla tensione del condensatore. Anche la tensione del condensatore è una funzione continua nel tempo per lo stesso identico motivo. Si può ripetere il ragionamento esattamente allo stesso modo. D'accordo?
Vabbè, direi che ci siamo meritati un po' di pausa.